Innanzitutto, buongiorno a tutti. Ci tenevo a ringraziare la società Bologna perché mi ha dato fiducia e è un orgoglio essere qui. Sono in una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano, quindi sono veramente contento. L'anno scorso ho avuto la fortuna di giocare in entrambi i ruoli. Mi sono piaciuti tutti e due. Io penso che sia un bene poter fare tutte e due le cose. Non mi piace dire, mi piace fare più questo. Facendo l'esterno hai meno compiti difensivi. È un ruolo diverso. Facendo il centrocampista hai compiti difensivi, ma hai anche molte possibilità di andare in avanti, di inserirti. Quindi sono due bei ruoli e vorrei migliorare in questi due ruoli. Poi, comunque, in tutte le cose decide sempre l'allenatore, quindi io sono a disposizione. Per me mio padre è sempre stato un punto di riferimento. Sia da quando sono piccolo l'ho sempre visto giocare, l'ho sempre visto allenare e l'ho visto sempre come un esempio da seguire, e per me il mio sogno sarebbe quello di superarlo. Normale, sono sempre... È normale che un figlio d'arte, come si dice, è sempre paragonato al padre, però per me è un grande orgoglio. Sarà sicuramente un'emozione grandissima. Non ho avuto mai modo di incontrarlo, quindi sarà la prima volta. Anche per la mia famiglia penso sia un'emozione grande. Poi sicuramente un tifoso in più, perché mio nonno è tifoso del Bologna da anni, quindi dai tempi dello scudetto del 63-64, quindi... In lui trovo un tifoso, poi comunque sarà una grande emozione, non vedo l'ora di giocare a quella partita. Lui si innamorò del Bologna e tuttora negli anni ha sempre sperato che mio padre, un giorno mi disse, ho sempre sperato che tuo padre giocasse o allenasse il Bologna, ma adesso ci sei tu, quindi per lui è un grande orgoglio e a me fa solo che piacere. Mi affaccio una nuova realtà, quella della Serie A, e ce la metterò tutta per mettermi a disposizione, per migliorare allenamento per allenamento. E so che poi di conseguenza i risultati arriveranno i gol, le presenze e tutto. Però passa tutto dall'allenamento. Arriva prima Bologna o Sassuolo quest'anno? Io spero il Bologna. Poi non mi piace fare pronostici, ma io spero che arrivi prima il Bologna, perché comunque c'è un grande progetto qui. C'è tanta voglia di migliorarsi e quella è la cosa più bella. In tutte le cose si vede quando si va al campo. Ognuno cura i minimi dettagli, quindi penso che alla lunga, ma poi, come alla lunga può essere anche nel breve, si possono ottenere degli ottimi risultati. Quindi io sicuramente spero che arrivi bene il Bologna.